Eccoci, carlomattinisemistrani.it. Oggi vi faccio vedere il famoso peperoncino filiforme Mutant Candlelight Red. Siamo a fine giugno, ma è il secondo anno che le metto. L'anno scorso le piantai un po' tardi, marzo, e mi fecero pochissimi frutti. Quest'anno mi sono impuntato, e quando uno si impunta c'è la volontà, la passione e l'orgoglio, si arrivano ai risultati. Guardate qua che piante, ed è solo a fine giugno, quindi c'è altri 2 o 3 mesi. Allora, vedete la caratteristica della foglia filiforme? Sembra che infatti questo peperoncino un po' misterioso abbia origini desertiche, per cui la foglia piccola servirebbe a non soffrire il freddo della notte e il caldo intenso del sole sulla foglia che l'appassisce. Come vedete è pieno di fiorellini e questo è il frutto maturo. Eccolo qua, uno dei primi di quest'anno. Faccio una carrellata un po' su tutte. Passo davanti all'ombra. Il fiorellino è questo. E anche lui ha i petali filiformi. Il vaso è da 4 litri e mezzo, ma potrebbe essere. Oddio, per questo qui forse, cioè così è abbondante, diciamo. Potrebbe essere un po' più piccolo, però risceglierei questo. Questi ci sono i mini sostegni, va sempre messo a contrasto in modo che quando torna giù sta ritto. Ecco. Ed eccoci qua. Adesso li sto governando con un po' di terriccio fresco, anche umido, che metto in superficie e intorno al fusto più che altro. Queste, essendo ornamentali, ho messo dentro un po' di, come si vede dalle palline gialle, di osmocote, così un po' di azoto, potassio e fosforo, loro accattano sempre. E gli do anche una botta finale con questo lid da cifo, che è appunto il fertilizzante 15-10-30 con microelementi per favorire la fruttificazione, la fioritura e l'allegamento, cioè il momento in cui i fiori diventano frutti. Infatti o cadono o diventano frutti. Il fatto che cadano fiori a giugno, maggio, per carità, e luglio sia particolarmente caldo è normale, non statevi a sbattere, io non me ne rendo neanche più conto. Semplicemente i frutti arriveranno, c'è solo da aspettare. Quindi, da Carlo Martini, Semistrani e il Mutant Candlelight Red, è tutto.